sono cooperanti sia dei licei di Milano, sia della universitari della Bocconi, della Cattolica, sono tutti volontari che amano. Ragazzi, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ben arrivato, buongiorno. Buongiorno. L'idea è quella di dare questa immagine di complessità della cooperazione internazionale. I percorsi si intrecciano tra loro per dare l'idea di interconnessione tra i diversi progetti. Al centro del padiglione è collocato invece un faro. Il faro rappresenta i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che proprio con un faro illuminano i percorsi di cooperazione internazionale. Quindi siamo in un pezzo quindi d'Italia, ma con una visione internazionale. È l'Istituto di Bari, sede italiana del SIAM, è un centro di formazione che fino adesso ha, diciamo, sformato più di 13.000 quadri di 110 diversi paesi. Questi cambiamenti per noi sono quelli che ascoltiamo, che guardiamo e poi vedere come assistenza quindi italiana cercando di noi. Il fulcro per noi è la risorsa umana. Indegnamente del fratello. Grazie, Presidente, molto bene. Grazie, sì, moltissimo. Io la ringrazio ancora della loro efficienza che mi ha dato. Bella, molto bella, sì. Poi la ringrazio ancora per voi. Grazie. Grande sponsorizzazione della MotoGP. Grazie. Tieni viva l'immagine d'Italia nel mondo. È molto piacere, era un onore per me. Grazie. Anche noi in piena stagione. Grazie a te per i complimenti per il tuo intervento sull'ambiente, che quest'estate ha valorato in pieno. Grazie mille.